Buongiorno a tutti, benvenuti da Allenati con Bo. Sono Camilla del Cus Bologna e con me oggi farete una lezione di GAG, gambe addominali e glutei. Da qui iniziamo con un po' di riscaldamento e poi vi spiego gli esercizi che faremo. Mi fate un bel inspiro, buttando fuori l'aria, andate verso i piedi, riscaldiamo inizialmente la schiena, scendete prima con la testa e poi con tutto il resto del corpo. Inspiro, scendo, inspiro. Fuori dalle scende, mi fate 5-10 discese verso il basso. Da qui mi fate un passo indietro appoggiando il ginocchio e ritornate poi in avanti. Passo indietro, se volete appoggiate la mano e torno. Quindi utilizziamo gli affondi indietro come parte del riscaldamento. Li farete un pochino più piano, controllando bene il corpo, quindi non slanciatevi troppo su un lato o sull'altro. E ne fate sempre 5-10 per lato. Cambio poi la gamba e ricomincio il movimento. Mi scaliamo bene le anche. Ok, bene. Vi fermate dopo 5-10 per lato in appoggio, in ginocchio. Vado in avanti con il ginocchio oltre la punta del piede e poi vado indietro distendo. Vado avanti e indietro. Potete unire al movimento della gamba anche quello delle braccia, se la sentite. Inspiro, vado in avanti, le braccia vanno in alto, fuori l'aria, le braccia vanno verso il piede quando distendo. Sempre 5-10 movimenti e cambio volato. Iniziate sempre dalla parte bassa con le anche, mi fate delle rotazioni con il ginocchio flesso in apertura e poi cambio il senso di rotazione. 5-10 del senso di rotazione, cambio gamba e poi cambio il senso di rotazione. Ok, passiamo a scaldare un pochino tutta la schiena. Inspiro, vado con il gluteo verso l'alto, aumento la curva lombare, butto fuori l'aria, accendo quella dorsale e cresco bene verso il soffitto, guardo verso le cosce. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Quando vado con il gluteo verso l'alto, io preferisco non estendere troppo il collo. Quindi mantenere un pochino di più in linea con la schiena. Il respiro lento. Anche qui 5-10 movimenti. Per respiro lento intendo che non andate a forzare troppo inspirazione ed espirazione. E poi passate a scaldare la parte alta del corpo. Prima di tutto le scapole. Inspiro, stringo le scapole. Fuori l'aria e allontano. Inspiro e fuori l'aria e allontano. Ancora una. Ok, anche voi ne fate 5-10. Ve lo faccio vedere anche da questa posizione così capite bene come muovervi. Inspiro, le braccia non si muovono mai, quindi non piego. Lavoro solo le scapole. Pensate di avere un dito tra le scapole, lo stringete e poi allontanate. Bene, da qua lavoriamo un pochino di più con le spalle, rotazione indietro. Cercate di muovere il meno possibile il resto del corpo e rotazioni in avanti. Ok, sono sempre 5-10 per senso del movimento. Vi mettete poi in plank, sposto un piede alla volta in avanti lateralmente. Sono sempre 5-10 ripetizioni per lato. Se non riuscite a venire così avanti, va benissimo anche rimanere un pochino più indietro. Non troppo perché sennò tenderebbe magari anche qua a sollevarsi un pochino il tallone, ok? Ok ragazzi, per questo tipo di allenamento sono necessari gli elastici ma non indispensabili, quindi se non li avete va benissimo anche senza di essi. 3, 2, quanti ne volete? Allora, partiamo sempre in quadrupedia. Una parte degli elastici la mettete alla caviglia e l'altra sotto il piede. Ok, da qui sollevo il ginocchio, distendo verso l'alto, porto verso l'alto il piede senza però cambiare la flessione del ginocchio e torno con il ginocchio a sfiorare il tappetino.
Alzo e torno. Alzo e torno. Attenzione a non spostarti totalmente in appoggio sull'anca che rimane, sul ginocchio che rimane al tappetino, per rimanere un pochino più in equilibrio con la nostra schiena. 10 ripetizioni in tutto, vi fermate verso l'alto, piccole spinte. E sono sempre 10. Bene. Da qui sposto l'elastico. Livello cosce leggermente sopra il ginocchio e da qui apro il ginocchio e chiudo, apro e chiudo, lasciando sempre il ginocchio fesso. Quando cambiamo lato, poi ve lo faccio vedere meglio da quell'altra parte. Sempre 10 ripetizioni, distendo la gamba indietro, apro e chiudo, apro e chiudo. Apro e chiudo e sono sempre 10 ripetizioni. Finendo con questo lato qui, andiamo in appoggio in plank, mani sotto le spalle. Mi raccomando, non sedere verso l'alto, non pancia che va verso il basso. Da qui sollevo la gamba verso l'alto e torno. Sollevo e torno. Sollevo e torno. Sempre 10, poi porto il ginocchio in avanti e distendo indietro. Se riuscite non appoggiate il piede, se no va benissimo anche appoggiarlo. Sempre 10 ripetizioni, mi fermo e cambio quel lato. Ritorno a mettere una parte degli elastici alla caviglia, una sotto il piede e di nuovo parto. Porto in alto, sfioro con il ginocchio, porto in alto e sfioro con il ginocchio, alto e sfioro. Mi fermo a 10, piccole spinte verso l'alto. Finite le 10 spinte verso l'alto, metto gli elastici sopra un ginocchio, ok? E da qui apro verso l'esterno il ginocchio, rimango sempre in flessione. Sono sempre 10 le ripetizioni, distendo la gamba indietro, apro e chiudo. 10 ripetizioni. Ok, mi metto successivamente in plank, sollevo la gamba. Torno, sollevo, torno, sollevo, torno. 10 ripetizioni, poi vado in avanti. Se avete bisogno di appoggiare il piede, se no continuate sempre ad appoggiarlo. Ok, oggi è un tipo di allenamento che vede gli esercizi susseguirsi senza una pausa, senza fare delle serie, senza fare dei circuiti praticamente. Quindi è molto più simile al Pilates, c'è un cambio repentino di esercizi. Ci mettiamo in posizione con la schiena in appoggio, quindi in posizione supina, vado a fare un ponte, poi apro le ginocchia contro l'elastico, torno con le ginocchia apertura anche e sfioro con il gluteo il tappetino e riparto. Sono sempre 10, dopo le 10 mi fermo e da qui vado a fare piccole aperture contro l'elastico. Ok, dopo questi 10 mi fermo, faccio l'ultima parte per i glutei, quindi lavoriamo prima totalmente sul gluteo e poi totalmente sull'addome. Monopodalico, salgo e scendo. Sono sempre 10, sfioro sempre il tappetino e risalgo. 10 da una parte e 10 dall'altra. Ok, togliete poi gli elastici e andiamo a lavorare con l'addome. Mi mettete le mani dietro la nuca. Siete in appoggio con le ginocchia fesse, inspiro, fuori l'aria, sollevo le ginocchia, sollevo la testa e cuore le spalle, con i piedi sfioro il tappetino e riparto con il movimento. Inspiro, fuori l'aria. Cercate di guardare quasi sempre verso le cosce, perché a spostare lo sguardo indietro e in avanti potreste iniziare a fare questo movimento col collo, ok? E quindi lavorereste più con quello. Sempre 10 ripetizioni. Vi fermate in chiusura e da qui vado a fare un criss-cross, quindi porto il gomito verso il ginocchio opposto, attenzione bene alla rotazione del busto e sono sempre 10 ripetizioni. Vi mettete poi in appoggio sul fianco, la gamba che sta sopra è in avanti, la gamba che sta sotto è dietro, sollevate il fianco e da qui scendete a sferrare il tappetino e risollevate. Gomito sotto la spalla e tutta la braccia in appoggio. Se fate fatica in questa posizione, tenete un ginocchio
e entrambi flessi in appoggio e continuo però a scendere verso il tappetino e risalire. Ok. Ultimo esercizio in posizione laterale. Porto il gomito verso il ginocchio. Questo lo consiglio a chi è abbastanza allenato, chi ha equilibrio. Chi invece fa più fatica lo fa con un ginocchio in appoggio. Sono sempre 10 ripetizioni, salire e scendere e gomito verso il ginocchio. Passo poi direttamente dall'altro lato, scelgo quale posizione preferisco, se questa o con le ginocchia totalmente distese. Salgo e scendo. Quando ho finito le 10, gomito verso il ginocchio. Benissimo, concludiamo in plank. Vi mettete con gli avambracci in appoggio al tappetino, anche la mano totalmente a contatto. Mi raccomando, non sedere alto, non pancia verso il basso. Sposto le ginocchia prima lateralmente in apertura, poi incrocio e poi vanno in avanti tipo punta in climber. Ok, chiaramente qui si muoverà un pochino di più la schiena, ok? Fate sempre 10 giri in tutto. Ok, dopodiché vi mettete in appoggio con le mani sotto le spalle e semplicemente plank. Questo lo tenete, quindi non è ripetizioni come gli altri, ma fate un 20, 30, 40 secondi. Quindi ragazzi, sono tutti esercizi a susseguirsi, potete fare un giro, ne potete fare due, ne potete fare tre. Potrebbe diventare quindi così circuito. Non è un circuito tra gli esercizi, ok? Sono tutti a cambiare in modo repentino. Finiamo con un pochino di defaticamento. Porto il gluteo verso i talloni, appoggio la fronte e allungo bene le braccia. Faccio dei bei respiri. Decidete voi quanti respiri, 3, 5, un pochino di più. Vi mettete con l'appoggio quadrupedia, mano sotto la nuca, inspiro, apro il gomito verso l'alto, butto fuori l'aria e torno in un altro. Inspiro, apro, fuori l'aria e torno in un altro. Ne fate 5, 10 e poi cambio lato. Inspiro quando apro, fuori l'aria quando torno. Ok, da qua vi spostate invece in appoggio con le gambe lunghe davanti a voi, sono apertura anche. Braccia oltre la testa, inspiro, fuori l'aria, allungo in avanti, mi raccomando, spalle basse, quindi non alte, e allungate bene la parte lombare. Ancora inspiro e butto fuori l'aria, anche qui 3, 5, 10, quanti ne volete. Vi mettete in appoggio poi con le gambe a Z, anche il gluteo della gamba flessa dietro rimane in appoggio, mano vicino alla gamba flessa avanti, inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro e fuori l'aria. Ok? Cambio poi senso di appoggio delle gambe, semplicemente cambio quella che è avanti e quella che è indietro. E di nuovo inspiro e fuori l'aria torno. Il gluteo rimane sempre in appoggio, non si stacca, la spalla è lontana dall'orecchio. Inspiro e fuori l'aria. Benissimo, da qui andiamo a ritornare in piedi, faccio di nuovo qualche discesa, un pochino più tenuta poi verso i piedi, quindi non è veloce come abbiamo fatto all'inizio, e risalgo, scendo e risalgo. Anche qui potete decidere poi se tenere flesse, distese, leggermente flesse le ginocchia. Andate poi ad allargare un pochino di più le gambe, quanto le vostre spalle va benissimo, se no infilo di più. E da qui scendo prima con la mano sinistra verso il piede sinistro e apro il braccio verso l'alto. Poi la mano destra, io sono da questo lato, se fate il contrario è uguale. E apro il braccio sinistro dietro la schiena verso l'alto. Ritorno e faccio l'altra parte. Quindi vado verso destra, apro il braccio verso l'alto. Quindi se partite da destra invece che da sinistra come ho fatto io, è uguale. L'importante è che voi vi coordinate con le mani e con il braccio che viene dietro. Benissimo, ragazzi, l'allenamento di oggi è terminato. Vi ringrazio per l'attenzione.